Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Intanto ne approfitto per augurare un buon carnevale a tutti quanti. In questo nuovo video è un video molto speciale perché io mi voglio travestire con voi. Nonostante che ho quasi 27 anni, io mi travesto ancora, quindi un'altra curiosità che non sapete su di me è che mi piace travestirmi. Bene, allora indovinate un po' da chi mi travesto? Dai, eppure è semplice. Dai famosi cavallini che mi piacciono tanto. Allora. Stavolta vado a rifare lei. Diciamo che come abbigliamento che ho deciso di indossare oggi ci può stare perché pantaloni rosa. Anche se casomai sono di una diversa tonalità, però più o meno rendere l'idea, diciamo, di quello che voglio fare. E poi la maglia viola, quindi ci può stare anche la maglia. Poi, per quanto riguarda le scarpe, penso di mettere queste qua. Oltretutto, uso anche i gioielli. Come potete vedere, questo è un bracciale dove ci sono tutti i personaggi principali. E anche quest'anello lo metterò proprio qui dove c'ho la fedina che mi ha dato il mio fidanzato, perché altrimenti dopo quando salgo sulle giostre ogni tanta volta mi devo togliere l'anello perché questo anello mi va praticamente largo. Come potete vedere, invece questo qua l'hanno fatto a misura di bambino, quindi mi va bene, va bene. Io sono una bimba cresciuta, quindi non fateci caso. Poi ho creato praticamente questo, che sarebbe il suo simbolo di bellezza, perché poi me lo vado a rimettere, a mettere, diciamo, in faccia, così, come decorazione. E poi qui c'ho un sacco di trucchi che praticamente ho preso alla mia mamma perché i trucchi che c'ho io, diciamo i colori, non erano proprio quelli che volevo usare. E poi, diciamo, vorrei passare anche i capelli, però per prima cosa vorrei cominciare col trucco. Bene, ragazzi, inizio col fare il simbolo di bellezza sulla mia faccia. Ho con me le forbici, nastro adesivo, va bene uno qualsiasi, questo, e poi occorrono i trucchi, chiaramente. E anche una matita, ma non una matita quella che ci disegniamo, per intenderci queste qua. Allora, poi sicuramente vi starete chiedendo perché ho fatto prima questo, se poi me lo devo mettere, diciamo, in faccia, lo devo comunque ridisegnare in faccia, semplicemente per una questione mia, per essere più precisa. Adesso proseguiamo. Una volta fatto questo, con la matita andiamo a praticamente a ricalcare i contorni. Come potete vedere, lei queste gocce ce le ha verde acqua, però di due tonalità diverse, quindi io prenderò lo stesso due tonalità per rifarlo, diciamo. Prendo questo che è un verde acqua più chiaro e diciamo che
gocce le dipingo tutte, tanto poi ci devo ripassare. Una volta fatto questo, dobbiamo ripassare, diciamo, nelle parti più dove andrebbe messa, diciamo, un'altra tonalità. E quindi prenderò questo verde acqua più scuro. Come potete vedere, la sua stella, che dovrei ancora fare, è bianca e viola. Quindi prima passiamo su tutta la stella di bianco e poi ripassiamo i punti dove è viola di viola. Fare, diciamo, tutta la stella, io uso proprio il bianco, bianco, bianco. Fatto questo, ho deciso di truccarmi anche gli occhi perché, anche se il personaggio non porta, diciamo, il trucco, però mi piacerebbe truccarmi anche gli occhi con questo rosa qua che potete vedere. Finito e adesso passiamo ai capelli. Come potete vedere, lei ha una pettinatura, diciamo, con la frangetta davanti, però io voglio rappresentarla quando è diventata buona, quindi con la pettinatura diversa. Allora, quindi tutti i capelli da un lato. Allora, io ho acquistato tempo fa questi gessetti che sono fatti apposta per tingere i capelli. Però attenzione perché vanno usati con giudizio perché se per ogni minima sciocchezza li usate, questi rovinano i capelli. Quindi va bene per carnevale. Va bene se c'è una festa in maschera, però per il resto meglio evitare. Userò il viola, chiaramente, per dipingermi un po', cioè non tutti i capelli, qualcosa giusto per rendere l'idea. Qua, pronta per carnevale. Eccomi ragazzi, sto uscendo. Ecco, siamo già fuori, come potete vedere, pronta per fare festa. Eccomi gente, sono arrivata. Adesso aspettiamo che la festa comincia. E niente, è meglio che non parlo perché sento che la musica è un po' più forte. Ecco gente, direi che ci siamo. Adesso stanno passando. Vai, italiana!
Eccomi ragazzi, sono tornata proprio adesso, dopo un pomeriggio intenso, e quindi ci rivediamo al prossimo video. A presto ragazzi!